Turbante Viaggi e Turismo è nata per farti sognare in giro per il mondo e darti la possibilità di soddisfare ogni tua esigenza. A Roma, dopo il grande successo di Traccia di Mamma, il regista e attore Antonello De Rosa è stato inserito nella rassegna teatrale invernale con Jennifer, il sogno, tratto dalle cinque rose di Jennifer di Annibale Ruccello. Lo spettacolo si terrà presso il prestigioso Off-Off Theatre di Via Giulia a Roma nei giorni 7, 8 e 9 dicembre, dove si esibiranno in un cartellone importante attori del calibro di Pino Straviolo, Vladimir Luxuria, Maurizio Costanzo e tanti altri artisti nazionali. Jennifer è un travestito romantico che abita in un quartiere popolare della Napoli degli anni Ottanta. Trascorre la maggior parte del suo tempo chiuso in casa per aspettare la telefonata di Franco, l'ingegnere di Genova di cui è innamorato. In realtà riceve costantemente chiamate anonime non da parte di altre persone e mai da parte del suo amato. Ma Jennifer, nei confronti di Franco, che rappresenta proprio il leitmotiv di questo atto unico, non perde mai il romanticismo, dedicandogli di continuo alla radio Sei perdo te di Patti Pravo. Intanto l'emittente continua ininterrottamente a riportare notizie di cronaca riguardante un serial killer che uccide i travestiti del quartiere. La variazione di registro, i passaggi repentini dal drammatico al tragico e al comico rendono la scena ricca di personalità, ma un tipo di personalità che non stanca mai lo spettatore, e Antonello De Rosa riesce a essere Jennifer. Infatti, in uno spettacolo a cui assistette ad Agrigento lo scrittore Andrea Camilleri, complimentandosi con il regista e attore salernitano, gli rivolse il più bello dei complimenti che un attore possa sentirsi dire: tu non hai interpretato Jennifer, tu sei Jennifer. Paura, angoscia, solitudine, delirio, tutte emozioni che si intervallano in un viaggio interiore di Jennifer, in cui lo spettatore viene immerso. Ma Roma non ha riservato solo la possibilità di recitare ad Antonello De Rosa, ma Scena Teatro nei prossimi mesi aprirà con lo stesso regista e la direzione artistica di Pasquale Petrosino una serie di laboratori teatrali in alcuni teatri e location prestigiosi di Roma. Un successo fatto di passione, di professionalità, di duro lavoro, ma soprattutto di grande rispetto per il teatro e i suoi autori. Viene sancita quindi la nascita di un grande amore ricambiato tra Antonello De Rosa e Roma, che, come una madre, apre le sue braccia ad uno dei migliori attori italiani oggi in scena nel panorama nazionale. Ho capito chi sei, è il padre che ha conosciuto.